consumatori, benessere animale e tutela del marchio, al centro del nuovo disciplinare di produzione del prosciutto di San Daniele DOP, uno dei simboli più conosciuti del Made in Italy agroalimentare nel mondo, il cui processo di lavorazione è frutto di una tradizione secolare. A presentare le novità è stato lo stesso consorzio di tutela, che a Roma ha scelto Palazzo Rospigliosi come sede per presentare le nuove norme, da poco pubblicate ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale. Credo che questo lavoro abbia portato a definire un prodotto di altissimo livello, perché il prodotto sarà un prodotto più uniforme, uniformemente più dolce e anche più sostanzioso, perché abbiamo migliorato anche le caratteristiche dell'alimentazione dell'animale, quindi sarà sicuramente meglio. Ci vorrà un po' di tempo, perché il nostro prodotto è un prodotto che ci mette del tempo a maturare. Quindi i risultati li vedremo da qui a 2-3 anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Il Parma sta lavorando per arrivare a presentare il proprio disciplinare. E noi l'abbiamo, è stato presentato e pubblicato in Gazzetta il 21 di dicembre. Questa definizione maggiore dei suini per la DOP provocherà un miglioramento qualitativo in tutto il settore suinicolo. Quindi ne beneficeranno tutti i prodotti DOP e IGP della salumeria italiana, che sono i migliori del mondo. Segna una tappa importantissima, è una riscrittura del vecchio disciplinare, lo semplifica, da 80 pagine diventano meno di 10, solo 8 articoli, puntualizza bene quali sono le caratteristiche del prosciutto di San Daniele 2020, quindi hanno sicuramente le caratteristiche anche dal punto di vista nutrizionale e salutistico migliori di quello precedente, si è ridotto ancora il contenitivo del sale, si è allungata la stagionatura di un mese, ma a parte questo si è rafforzato l'aspetto delle materie prime e i tipi genetici dei suini utilizzabili sono solo 4, sono state meglio definite tutte le fasi della rintracciabilità, è stata inserita la banca dati della genetica, quindi sarà facile riscontrare nel controllo anche i tipi genetici utilizzati. L'altro aspetto che è di tradizione per quanto riguarda i prosciutti DOP italiani è la super tracciabilità, dalla nascita del suinetto fino al prosciutto che arriva sulle tavole c'è una catena di passaggi che garantisce e certifica l'origine del nostro prodotto. L'altro aspetto molto importante è quello di avere comunque creato un disciplinare semplice, trasparente, ma che conferma quelli che sono i requisiti qualitativi del prosciutto di San Daniele e conferma soprattutto la grande storia e tradizione che ci lasciamo alle spalle. Dal punto di vista della suinicoltura sicuramente caratterizza di più il suino pesante italiano, c'è stata molta cura anche sugli alimenti degli animali, saranno prevalentemente di origine italiana e con un grande utilizzo di cereali nobili, quindi per dare anche carni migliori con caratteristiche più adatte alla nutrizione moderna. Il disciplinare è un momento di raccordo della filiera, dove abbiamo lavorato assieme anche ai nostri colleghi allevatori, assieme anche ai macellatori, quindi sicuramente è un punto di partenza dal quale si ricostruisce e si rilancia una filiera. Certamente le cause che abbiamo appena elencato sono esogene dall'Italia, ma bisogna fare un prodotto forte, bisogna essere capaci di superare i propri limiti, perché solamente quando poi si riesce a vendere quello che è i contenuti della qualità italiana è come gli altri ci vedono, che vedono un paese dove c'è un grande cibo, una grande arte, una grande cultura e un grande stile di vita, riusciamo a combattere e superare anche questo tipo di ostacoli. I dazi americani sicuramente sono un problema, il San Daniele, per il San Daniele è il secondo mercato degli Stati Uniti, per fortuna non siamo nei dazi. Le percentuali di dazio di cui si è parlato, intorno al 20%, qualora fossero applicate, sicuramente ci renderebbero un po' più difficili le esportazioni, ma non credo che ci bloccherebbero. Dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista diciamo, commerciale, quel canale è avviato, quindi sicuramente ci crea difficoltà, ma certamente non ci spaventa. Ci confermiamo forti sia sui mercati europei, dove abbiamo sostanzialmente tenuto, la Francia rimane il primo mercato di esportazione per San Daniele, gli Stati Uniti che si confermano rimangono costanti, abbiamo grandi exploit in Australia, in paesi lontani, ma anche perché i quantitativi di prosciutti italiani esportati non sono così importanti, così grandi, quindi però insomma diciamo che dal punto di vista dell'export il nostro prodotto ha segnato il suo, ormai siamo al 18% di quota export, quindi è importante e dimostra anche l'impegno del consorzio e soprattutto dei suoi produttori nel conquistare i mercati nuovi e tenerli.